Dal fuorisacco alla Web TV, un libro del decano dei giornalisti astigiani Luigi Garrone. I rapporti con le istituzioni, i grandi fatti di cronaca nera e giudiziaria, dal dopoguerra ad oggi. Edizioni Riflesso, richiedilo scrivendo a direzione@agenziariflesso.com. Della vittoria del Palio 2011, commentiamo questa bellissima serata in onore di un grande settembre astigiano. Ma dico che questa è un'altra, è come vincere nuovamente il Palio, avere così tanta gente qui a festeggiare questo momento storico per San Damiano da riempie il cuore di gioia. Un successo non solo per quanto riguarda il Palio, ma anche proprio per l'unione che questo ha contribuito a creare, e la vediamo in questa serata. Quindi quante persone abbiamo raggiunto? Siamo su ufficiali 650 persone sedute, sicuramente ce ne saranno qualcuno in più, ma poi abbiamo anche 100 persone che stanno lavorando per permettere a tutti questi concittadini di passare una piacevole serata. Un Palio giovane, con un comitato Palio giovane, ma anche una Pro Loco che sta veramente lavorando bene, capitanata da una giovane. E beh, abbiamo, si direbbe viva la gioventù, ma sarebbe banale, no? Abbiamo delle persone assolutamente affidabili a cui possiamo dare l'organizzazione di un evento di questo tipo. Una cena ricchissima, la cena rosso-blu del Comitato Palio di San Damiano d'Asti, che festeggia la vittoria del Palio, quasi un nuovo appuntamento nel calendario delle manifestazioni, peraltro già ricchissimo di questo comune, e lo commentiamo con il giovane assessore alle manifestazioni Luca Quaglia. Quest'anno un anno veramente eccezionale per San Damiano d'Asti, il paese sta cambiando e sotto gli occhi di tutti, grandi manifestazioni in questo paese. Devo ringraziare veramente tutti i volontari, la Pro Loco, il Comitato Palio, devo ringraziare Massimo Coghe che ha portato il Palio di Asti a San Damiano. Sarà un anno veramente di grandi manifestazioni, 2012 sulla scia di questo 2011 veramente importante. Grazie ancora a tutti. Un'unione che è testimoniata anche nella disponibilità a farsi da sponsor per la realizzazione di questa cena della vittoria. Con l'assessore al bilancio vogliamo commentare anche questo tipo di impegno. Sì, è vero, basta guardare questo padiglione per vedere quanta è la partecipazione degli abitanti del comune di San Damiano. C'è un entusiasmo incredibile per questa vittoria del Palio e il comune di San Damiano ha dimostrato ancora una volta, gli abitanti del comune di San Damiano hanno dimostrato ancora una volta di saper rispondere in queste occasioni, ed è questa l'ennesima dimostrazione. Pensiamo che questo possa succedere anche in futuro. Con Massimo Coghe, il fantino ufficiale che ha portato San Damiano alla vittoria del Palio 2011, vogliamo commentare una sua stessa frase, cioè che nella vita non avrebbe voluto fare altro che correre il Palio. Allora la dedichiamo a San Damiano d'Asti. Com'è stata questa vittoria, Massimo? Forse una delle più belle della mia vita. Perché? Della mia carriera. Perché era veramente voluta, desiderata e sofferta soprattutto. Massimino è stato accolto con grandi cori, con grande festa, quasi come fosse un sandamianese. Com'è questo? Emozionante? È una cosa, è molto bello, mi sono sentito subito uno di loro e questo ha fatto sì, mi ha dato la forza per sopportare anche tutte le cose negative che ci potevano essere dopo l'incidente che aveva avuto a marzo. Quindi una buona ripresa e quasi una nuova cittadinanza, quella di Massimo Coghe per San Damiano d'Asti. Allora facciamo un po' il tifo per Massimino Coghe, cosa diciamo? Diciamo che Massimo è grandissimo, grande Massimo, grandissimo, grande Massimo Coghe è rosso-blu, vero? Rosso-blu, forever, San Damiano, batti le mani! Come Maurizio Bertolino,
vogliamo commentare non soltanto questa bellissima e calorosissima cena rosso-blu, ma una vittoria importante che è quella del Comitato Palio di San Damiano d'Asti per il 2011. Sì, sicuramente devo fare complimenti, perché quando qualcuno fa bene i risultati poi arrivano, e Davide Migliasso e tutto il comitato e anche il comune di San Damiano sono riusciti negli ultimi anni a costruire un qualcosa di grande. E credo che si possa parlare in questi termini anche con il capitano del Palio, Mario Vespa. Abbiamo detto, abbiamo apprezzato con Davide Migliasso un comitato Palio che ha vinto per la correttezza, per la semplicità. Possiamo magari commentare questo aspetto? Il comitato Palio di San Damiano sicuramente ha fatto un buonissimo lavoro, sono anni che ormai sta crescendo in maniera veramente importante, e credo che questa sia la dimostrazione che quando c'è il lavoro, quando c'è la serietà nel fare le cose, alla fine il lavoro paga. Questa è un po' una legge, no? Qualche politico dovrebbe impararlo, che il lavoro paga. Invece purtroppo in Italia non è così. Quindi il Palio dell'Unione, questa versione 2011, e lo testimoniano anche le oltre 650 persone assise a questa cena, e molti dei quali sono proprio provenienti dagli altri comitati Palio finalisti. Quindi lanciamo un messaggio di pace quasi con il Comitato Palio di San Damiano per il Palio 2011. Ma non credo che ci sia bisogno di lanciare i messaggi di pace, perché comunque il Palio alla fine è una grande famiglia, è una grande struttura che vive solo ed esclusivamente del volontariato, e forse è proprio per questo motivo che è successo, perché c'è tanto volontariato, tanta voglia di fare senza secondi fini, e questa secondo me è la grande forza del Palio. E tanta passione, come insegna il capitano. Tanta passione, certo, perché se non c'è la passione, come fai? Cioè, la passione deve guidarci, è la passione e l'amore che ci guidano, assolutamente. Giovanna Quaglia della Regione Piemonte, vogliamo commentare non soltanto questa vittoria, ma quello che ha significato per il territorio, quindi una vittoria al di fuori del concentrico del comune di Asti, che guarda al territorio regionale sempre nella provincia di Asti. Beh, un appuntamento che aspettavamo da settembre, è stata una sorpresa ma anche una felicità, perché San Damiano da tempo lavorava per raggiungere questo traguardo. In particolare io sono di Variglia, quindi per me, come dire, San Damiano è a 10 minuti e sono particolarmente contenta di essere qua questa sera. Ascoltiamo con l'assessore Ferraris la voce anche della provincia di Asti, che è presente a questa serata con numerosi dei suoi membri di giunta, tra cui proprio l'assessore Ferraris. Ma sicuramente la provincia crede in questa manifestazione, che è la principale non soltanto della provincia di Asti ma del Piemonte dal punto di vista delle rievocazioni storiche. Ma noi come provincia, mentre il comune aiuta molto i rioni cittadini, diamo una mano anche ai paesi, e quindi è un po' una vittoria anche del contado, e quindi ogni tanto la dea bendata si gira e si orienta anche verso il contado, quindi va benissimo così. Giustamente, parlando di contado, come diceva l'assessore Ferraris, rimaniamo nella campagna, il territorio della provincia di Asti è fortemente vocato all'agricoltura, abbiamo una voce proprio che viene da Villanova e che ci rappresenta in Piemonte, nella regione, che è quella della consigliera Rosanna Valle. Beh, io sono particolarmente soddisfatta, perché essendo una donna del contado, che una volta abbia vinto un comune che lo aspettava da tanto tempo, e poi vedere questo entusiasmo di questi giovani, non posso che esserne molto soddisfatta. La vittoria del Palio 2011, un momento di grande successo anzitutto per le Proloco, che sono sempre vicine e pulsanti rispetto alle vittorie ma anche ai momenti difficili del territorio. Con Bruno Verri, presidente regionale dell'Umpli, vogliamo dare adito a quanto sta facendo San Damiano anche come Proloco. Sì, è vero, in effetti faccio i complimenti. Io sono venuto stasera come uomo di Palio, perché ho fatto per 20 anni il rettore e ho anche avuto la fortuna nel 1986 di festeggiare come voi a San Damiano per la vittoria del comune di Nizza, quindi so cosa vuol dire vincere un Palio, che è una cosa bellissima. Però adesso mi calo un po' nelle vesti del presidente regionale delle Proloco, e ancora una volta dico complimenti alla Proloco di San Damiano e a tutte le Proloco, che effettivamente
sostengono queste feste tradizionali e questi avvenimenti, che se non ci fossero le proloco, dico, chi è che stasera, sì, dovevamo prendere un catering, dovevamo prendere un esterno, dovevamo attivarci con delle persone diverse, invece le proloco sostengono tutto quello che è il territorio, tutto quello che è, diciamo, la buona cucina e la cucina tradizionale come stiamo mangiando stasera. E quindi complimenti alla presidentessa della Proloco. Con Elena Franco, giovanissima, e con lei si va a fermare la seconda vittoria, la vittoria nella vittoria, quella della Proloco di San Amiano rispetto al Palio. Cosa vuol dire per te che hai 26 anni bagnati, potremmo dire, 27, coordinare una Proloco? È un impegno notevole, però ringraziamo il Comitato Palio per averci offerto l'opportunità di partecipare ai festeggiamenti per la vittoria del Palio, una vittoria ambita, desiderata e finalmente raggiunta. Quanti giovani ti trovi a rappresentare nella tua Proloco? Nell'ultimo anno, da quando siamo subentrati, parecchi. Come potete vedere, i camerieri sono quasi tutti giovani. Meno male, siamo riusciti a tirare i giovani nella Proloco. Difatti vediamo qui alle nostre spalle una folta schiera. Quanti camerieri sono stati necessari per questa serata? Questa sera sono coinvolti 35 camerieri e 40 persone in cucina, più tutte le persone che hanno preparato i tavoli, che ci hanno aiutato nei vari giorni anche alla preparazione dei piatti. Siamo qui con Eros Tarasco, che è una penna della letteratura piemontese, quella nostrana, e che tutti gli anni bagna con la sua sapienza, il suo verbo piemontese, il Palio, la partecipazione al Palio del Comitato di San Amiano d'Assi, e quest'anno non poteva non donarci le sue rime. Ma questa cosa ho scritto è storico, perché nella poesia si parla, perché a San Damiano si correva con i cavalli e c'era, in poesia scritto, c'era la partenza verso Asti, poi quando dal campanile di Santi Cosma e Damiano vedevano apparire i cavalli in fondo, suonavano il campane loro, poi quando entravano in paese suonava il campanile di San Giuseppe, lì che è del comune. Quando arrivavo a San Rocco, era San Rocco che erano loro che suonavano. Il suono delle campane era quello che accompagnava la corsa dei cavalli. Quindi Eros Tarasco ha tradotto tutto questo in un sonetto che è abbinato questa sera al menù disegnato dal maestro del Palio, Antonio Guarene. Io sono contento di essere stato abbinato a un artista veramente, perché io sono un appassionato della poesia. Perché il dialetto è una cosa bellissima, lo abbiamo imparato dal principio, però il ragionamento, io scrivo con una grammatica moderna, perché se scrivo dai diversi paesi cambiano le cose, mentre invece usendo solo con una grammatica sola ci comprendiamo tutti, poi noi ci diamo delle arie. Noi piemontesi abbiamo avuto fortuna di avere il lavoro dopo la guerra, tanti sono venuti da lavorare con noi e con noi abbiamo avuto persone di tutte le regioni, di conseguenza queste persone avevano bisogno di essere aiutate, perché chi era responsabile era a servizio, quello è sempre stato il mio conto, di essere a servizio di chi veniva a lavorare con noi. Benissimo, allora traduciamo questa passione nel colore rosso-blu e ringraziamo Eros Tarasco. Dal fuorisacco alla Web TV, un libro del decano dei giornalisti estigiani Luigi Garrone. I rapporti con le istituzioni, i grandi fatti di cronaca nera e giudiziaria, dal dopoguerra ad oggi. Edizioni Riflesso, richiedilo scrivendo a direzione@agenziariflesso.com.